Tentata rapina a mano armata questa mattina a Pesaro. I danni del negozio Mr. Game di Viale Napoli. Erano da poco passate le 10:20, subito dopo l'orario di apertura del bar con slot machine, quando un uomo, passando dal retro del locale, con volto travisato ed un accento dell'est Europa, sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare da una delle commesse del negozio, gestito da personale di etnia cinese, una borsa, forse pensando ci fossero contanti, scena ripresa dall'audio anche delle telecamere interne al locale. Ma la giovane donna, la figlia del titolare del negozio, non c'è stata questa violenza e ha tentato una reazione dalla quale è scaturita una colluttazione con il rapinatore solitario, dove la donna si è rimpossessata della sua borsa, il quale, malvista poi la parata, si è dato alla fuga a mani vuote, uscendo dal retro, dalla stessa parte da dove si era introdotto. Nella fuga inoltre l'uomo fu, una volta fuori dal locale, nell'androne del complesso residenziale, ha sferrato un pugno ad un cliente che stava per entrare nel negozio, forse pensando che volesse sbarrargli la strada. Nella colluttazione con il rapinatore però la donna si è leggermente ferita alla mano destra ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pesaro. Immediato l'intervento delle volanti della questura di Pesaro per raccogliere le testimonianze e visionare le immagini delle telecamere ed avviare le indagini su quanto accaduto.